Nella mattinata di mercoledì si è svolto un sopralluogo nello stadio di Catanzaro. L'impianto sarà oggetto di importanti e imponenti lavori di riqualificazione e adeguamento, affinché il Catanzaro Calcio possa disputare nel prossimo campionato di Serie B le sue gare interne nel proprio stadio. Il sopralluogo di mercoledì ha riguardato il nuovo sistema di illuminazione. Ai nostri microfoni l'ingegnere del comune, Francesco Fusto. Siamo qui per un sopralluogo tecnico per, diciamo, verificare quelle che sono le necessità per apprestarci a effettuare anche questo ulteriore lavoro relativamente all'impianto di illuminazione, dopo quello del terreno di gioco. Senta, chiaramente un po' tutti si chiedono i tempi, no? Sì, come hanno già avuto modo di dire sia il sindaco in primis, poi l'assessore Raffaele Scaliso, il collega Giovanni Laganà, noi ci troviamo di fronte appunto a quello che è il vincolo temporale dell'inizio del nuovo campionato. Stiamo facendo di tutto per correre, ecco, accelerare queste procedure, ma ovviamente ci prendiamo tutto il tempo necessario per fare le cose per bene, perché l'obiettivo è quello di fare le cose per bene, quindi dotare il Ceravolo intanto di tutte quelle che sono le prescrizioni per la Serie B, ma facendo attenzione a rispettare tutte quelle che sono le prescrizioni tecniche previste per questa tipologia di lavori. L'illuminazione chiaramente tra le priorità. Sì, l'illuminazione è una delle tre priorità che l'amministrazione ci ha dato e noi come parte tecnica stiamo mettendo in campo tutte quelle che sono le nostre risorse tecniche con i miei collaboratori, quindi gli ingegneri del settore, non solo gestione del territorio, ma sono interessati anche il settore grandi opere, il settore pianificazione ed edilizia. Quindi tutti i tecnici dell'ente stanno collaborando per portare avanti questa grande priorità per la città di Catanzaro.